Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Millie Bobby Brown piange nelle storie di Instagram, ormai è una cosa che sappiamo tutti che abbiamo visto, una cosa grave, sconnessa però in parte a ciò di cui abbiamo parlato 2 giorni fa, ovvero riguardo al fatto che Millie Bobby Brown si era cancellata da TikTok per le gravi accuse di omofobia ricevute. Innanzitutto vi voglio ringraziare per l'appoggio che mi avete dato sotto quel video con i commenti dove mi avete dimostrato la vostra maturità. Ho letto infatti commenti bellissimi, li ho letti tutti e davvero vi ringrazio perché mi ha fatto davvero piacere leggere le vostre riflessioni, il supporto che date comunque all'attrice e anche il fatto che sicuramente avete una grande elasticità mentale per capire la cosa. Comunque, nelle storie di Instagram, Millie ha pubblicato un piccolo discorsetto dove purtroppo ha anche pianto, quindi soffriva per questa cosa. Ne discutiamo oggi perché anche questo accaduto rivela una grave mancanza di rispetto che spesso i fan hanno per le celebrità, ma analizziamo per bene il caso. Essere famosi, visto dall'esterno, sembra sicuramente bello e facile. Sicuramente può essere bello, ma facile non è, soprattutto per Millie Bobby Brown, quando appunto hai 16 anni e sei l'attrice forse principale di Stranger Things. E soprattutto se questo successo l'hai raggiunto inizialmente all'età di 10 anni. Infatti la carriera di Millie Bobby Brown è iniziata a 10 anni, è esplosa quando ne aveva 12 con l'uscita di Stranger Things. Sappiamo che Millie Bobby Brown è l'attrice che interpreta 11 in Stranger Things, un'attrice che molto probabilmente tutti conosciamo, e all'età di 16 anni, ovvero adesso, si ritrova con una fama assurda, 40 milioni di follower sui social e in cima a tutte le ricerche per chi cerca news riguardanti Stranger Things 4, visto che comunque sarà sempre lei la protagonista di Stranger Things, molto probabilmente della quarta stagione di Stranger Things 4, e ne abbiamo parlato tantissimo delle news di Stranger Things 4 qui sul canale YouTube. E quello che è successo in questi giorni è il culmine di quello che può portare l'avere così tanta fama a una ragazza di soli 16 anni. Infatti, iniziare a piangere nelle proprie storie per un accaduto che ora vi racconto è sicuramente stato un apice, visto anche la rabbia che sicuramente avrà represso in questi giorni anche per l'avvenimento riguardante il suo account TikTok e le accuse di omofobia di cui abbiamo parlato nel video che vi lascio qui nelle schede. Per chi se lo fosse perso, mi avete detto in tanti di parlare anche di questa cosa, e infatti lo stiamo facendo. Comunque, ha iniziato a piangere e ora vediamo che cosa ha detto. Il video è in inglese, chiaramente, ma tranquilli che dopo vi spiegherò per chi non conosce l'inglese che cosa ha detto. So, I just went shopping with my mum for Christmas, and a girl came up to me and asked if I was, whoever, and I said, you know, yes. And she said, can I take a video of you? I said, no, but why would anyone want to be taken a video of me, you know? Like it's not like of the both of us, like of me. And at the end of the day, I don't need to justify it to anyone. If I don't want to be taken a video of, I don't have to be. And I was paying, and she walked past me and began to video me again. And I said, I'm a human being. Like, what more can I ask from you? I asked her, and she said, so I can't take a video of a human being? And I said, no, not when I said no. It just makes me upset when people try and push the boundary. And I just wish people were more respectful. Still trying to navigate this all, and it's still overwhelming. I will take a picture with you, but when you push the boundary and you try and fight me on it, are my rights to say no? I'm making this video to say you have to show more respect for others, no matter who they are, what they do. Show respect, human being to human being. It's just manners. Millie, in poche parole, racconta che era con sua madre a fare una normalissima giornata di shopping prenatalizia quando una fan ha deciso di avvicinarsi con molta insistenza anche per fare una clip, un video. Il resoconto di Millie è semplicissimo. La fan l'ha seguita per diverso tempo e quando ha trovato il coraggio per andare da lei a parlare e rompere il ghiaccio, le ha chiesto con estrema insistenza di registrarle il video. Millie, infatti, ha detto testualmente:
mi ha detto: posso farti un video? E io ho risposto di no, perché mai dovrebbe volere che qualcuno gli faccia un video? Di me? Non mi ha chiesto di farlo con me, ma di farlo solo a me. Non devo giustificarmi con nessuno, non voglio che venga fatto un video di me, non devo per forza dire di sì. Quindi quando Millie ha risposto in maniera negativa alla fan, dicendole no, non voglio il video, come le ho detto, perché mai una persona dovrebbe volere un video di me? Così, mentre faccio la spesa, la fan comunque aveva deciso che lei sarebbe andata via da quel supermercato con un video di Millie Bobby Brown. Quindi, senza il suo consenso, ha aperto la fotocamera del cellulare e ha iniziato a, così, a fare un video, normalmente. Questo, chiaramente, senza il consenso dell'attrice, che tra l'altro è minorenne. Stavo pagando in un negozio e lei mi è passata a fianco filmandomi. Gli ho detto: sono un essere umano, cos'altro posso dirti? Lei mi ha risposto: non posso fare un video a un essere umano? E io gli ho spiegato che no, non poteva, perché le avevo detto di no. Mi infastidisce molto quando le persone provano a superare un confine e vorrei solo che le persone fossero più rispettose. L'attrice di Stranger Things si è sicuramente sentita braccata da questa questione, da questa fan, e nel suo video sfogo chiede infatti ai suoi fan, che sicuramente sono i suoi followers che la seguono, di essere molto più dolci con lei quando la incontrano, che non è restia sicuramente a voler bene ai fan, magari scattare una foto, fare un video assieme, ma di essere trattata con dolcezza perché a lei questo fa davvero piacere. La ragazza poi si è tranquillizzata, ha anche eliminato dopo svariate ore le storie e sarà quindi pronta per girare Stranger Things 4, ha fatto le sue compere, tutto come prima, ma non è tutto come prima perché Millie ha lanciato un messaggio davvero davvero importante, forte, anche molto sentito, e che non passerà inosservato. Infatti, le icone della TV, del cinema, ma anche del calcio, di YouTube, per molti sono anche gli YouTuber, sono delle persone e in quanto persone hanno dei sentimenti e vanno rispettati per quelli che sono. Ora, questo ci può spingere anche a noi a fare una breve riflessione per questa storia. Millie è sedicenne, ha 16 anni, è minorenne. Ha dei sentimenti che devono un attimo svilupparsi, sicuramente non ha vissuto una vita normale, nel senso che all'età di 12 anni già è diventata una star, già aveva tanti soldi, e questa condizione che si trovi a 12 anni ad essere acclamata non ti fa vivere quella parte di infanzia e di adolescenza con le stesse sofferenze che magari può avere un coetaneo, che magari molti di voi hanno. Millie magari sono cose che non prova, ma questo non vuol dire che non abbia sentimenti. Comunque, questo è un discorso in realtà a parte, perché il vero discorso è che secondo me, cioè quello che noto, è che spesso le persone si sentono proprietari dell'immagine di qualcun altro. Esempio, per molti, magari Millie è la persona più importante, nel senso, se voi adesso doveste desiderare di vedere una persona, cioè voi adesso vedete una persona, non so, quando andate a fare la spesa, incontrate, non so, il vostro calciatore preferito, Millie. Pensate a questa persona, no? Pensate, pensate, ok. Come vi comportereste? Allo stesso modo in cui si è comportata la fan di Millie? O magari con più gentilezza, con più calma? Vi rispondo: secondo me, molti, moltissimi fan, molti anche di voi, risponderebbero sì. Se facessero una accurata analisi, sincera, profonda di se stessi, direbbero: aver reagito allo stesso modo. Questo lo dico perché mi capita spesso di vedere persone che, cioè, vanno completamente per egoismo a violare la privacy dei loro idoli, diciamo. Ad esempio, se incontraste il vostro cantante preferito mentre sta mangiando, andreste a rompergli le scatole mentre mangia e dirgli: oh, mi fai una foto, cioè ci facciamo una foto assieme? Capita, cioè capita spesso e purtroppo capita. Ad esempio, una roba che è successa recentemente, ero a Firenze a 10 metri, neanche 5 metri, c'era Stepney che faceva un aperitivo con sua amorosa e un'altra coppia, a parte che vabbè, nel senso, non è che mi interessa troppo di avere una foto con Stepney, però un attimino io ero con un'altra coppia, mia amorosa, anch'io. E ci siamo detti: oh, ma che, andiamo a fare la foto così? Però ho detto: ma scusa, sta facendo l'aperitivo, cioè se io sono lì che mi sto facendo un aperitivo, mi scoccia se c'è qualcuno, oh, ciao, uno che non conosco. Questo perché il fan dà per scontato che lui,
conosce la persona, sai, la celebrità, no? Uno dice, oh, ma grande, oh, c'è il mio cantante preferito, grandissimo. Lo conosci, no? Vedi tutte le sue storie ormai da anni, lo ascolti, lo vedi, oppure guardi i suoi video, oppure guardi i suoi film in base a che è la celebrità, grande, grande. Ma lui non sa chi tu sia. Quindi essere interrotto mentre stai facendo un'attività, ad esempio Millie che faceva le spese prenatalizie con la madre, o magari, come detto, un cantante che sta pranzando, uno youtuber che fa un aperitivo, cioè può essere qualsiasi il caso, un caso di intimità, andare a rompere quella barriera della privacy è una cosa, a mio avviso, gravissima ma diffusa allo stesso tempo. Cioè, forse è anche una cosa che può sorgere normale, eh? Questo non voglio dire niente. Ad esempio, la fan di Millie, lei voleva quel video. Lei sicuramente ha violato la privacy e la sensibilità di Millie, ma lei voleva quel video perché grande Millie, grande, voglio farti un video. Però, ragazzi, non si fa così. Non si fa così. Come detto, esiste una barriera che è la privacy, che è la vita privata di una persona, perché al di là della professione ben conosciuta, ben apprezzata, esistono fanbase per praticamente ogni celebrità. Allo stesso tempo esiste anche una vita privata per coloro e va sicuramente rispettata, perché quando questa viene violata, ne aveva parlato anche Cole Sprouse nel video in cui elencavamo le curiosità di questo attore, che questa barriera è perennemente rotta per loro e se ci si mettono anche i fan, che dovrebbero invece dare sostegno, la cosa fa soffrire le vostre celebrità preferite. Comunque, io reputo che questo fatto sia comunque meno grave di quello che è successo per l'account TikTok, dove si passa a vere e proprie offese basate su nulla. Comunque, era importante parlarne perché me l'avete chiesto in tanti e io ci tenevo a dirvelo perché mi fa davvero piacere. E comunque, vi aggiornerò di tutto comunque quando succedono cose di questo tipo qui sul canale e su Instagram. Grazie comunque a voi che me lo segnalate. Vi ricordo il mio Instagram parisi-nicolas, e se il video vi è piaciuto lasciate un like. Noi ci vediamo al prossimo video e portate rispetto per le vostre celebrità preferite. Ciao a tutti.